Salve a tutti, eccoci ritornati sul tetto di Videoroof. Facciamo una breve carrellata di notizie veloci veloci, iniziando dal Tibet. Gli scontri degli ultimi giorni minacciano le Olimpiadi, che forse dovevano essere svolte in un paese veramente democratico. Cars burned, shops were looted, and crowds of ethnic Tibetans clashed with police and soldiers. The independence protests were the fiercest in the region in two decades. The protests, which grew from peaceful demonstrations led by monks earlier in the week, had turned violent. These photos obtained by Al Jazeera were taken by tourists and show early incidents of the protests in Lhasa. And the government response was swift and harsh. Ricordate Cecchini, colui che colorò la fontana di Trevi di rosso? Beh, vorrei ringraziarlo perché ha scelto il nostro video per il suo canale YouTube. Grazie. Rosso Trevi. Mi avete fatto uno scherzo? Gli abbiamo fatto uno scherzo, lo facciamo a tutti e abbiamo fatto anche a lei. Adesso lo faccio io. Col... Che... Fermo, fermo! No, la scenografia no! Beh, adesso lo potete vendere tranquillamente, perché questo vale 50.000 euro che saranno destinati al popolo birmano che viene massacrato dalla giunta militare. Grazie. Ed ora passiamo alla politica. Berlusconi, a 3 settimane dal voto, già denuncia brogli e irregolarità. Già adesso è indietro di 1 milione di voti e ancora devono giungere i risultati provinciali. A questo punto c'è poco da scegliere. Allora, quello? Sì, quello. Parlando sempre di politica, Beppe Grillo è sempre più incazzato. La scorsa settimana a Roma ha denunciato il boicottaggio contro la lista civica Amici di Beppe. Io voglio esplicare per la prima volta nella mia vita, io ho votato pochissimo, quando non andavo a votare mi vergognavo un po'. E quando mi dicevano cosa hai votato, dicevo, mi vergognavo! Per la prima volta sono orgoglioso di esercitare il mio diritto di non andare a votare a queste elezioni incostituzionali. Quando ci vediamo sul tetto di Videoroof.